Mister Tudisco, primi giorni di lavoro per questa nuova stagione che attende il Valdiano alla prima esperienza in eccellenza. Che squadra ha trovato e quali sono le indicazioni che si attende? Vabbè, la squadra diciamo è sulla falsariga di l'impronta, l'ossatura della squadra dell'anno scorso che ha vinto il campionato. Stiamo cercando di incrementare con degli elementi importanti, giovani, di qualità, che possono dare anche un po' di esperienza, anche un po' di qualità a questa squadra. Ecco, un campionato di eccellenza è tra i più difficili in Italia, quello campano, e il Valdiano come intende affrontarlo? Ma sappiamo che comunque a maggior ragione che quest'anno, in virtù del fatto che ci sarà la Nocerina, ci sarà qualche altra squadra, che comunque ancora i gironi devono essere fatti, ma sicuramente quello campano è un campionato molto, molto difficile. Con la consapevolezza di essere una squadra neopromossa, con la consapevolezza di essere una squadra che è umile soprattutto, una squadra che praticamente non deve lasciare nulla sul campo. Alla luce della sua esperienza, cosa manca ancora a questa squadra dopo questi innesti che sono stati fatti nella prima parte? Troppo presto ancora per dire questo, ancora troppo presto, anche perché, ripeto, mi mancano i 95 che l'anno scorso praticamente adesso sono fuori per motivi di studi, per motivi di lavoro, e quindi mi mancano i 95 che l'anno scorso sono stati con noi, mi manca qualche altro elemento che sta fuori, quindi ancora è molto molto presto. L'obiettivo della società è quello comunque di valorizzare soprattutto i giovani, per questo si sono affidati a Ciccio Turisco. Sì, sicuramente lavorare con i giovani per me mi dà grande, grande motivazione, mi dà grande stimolo, grande voglia, perché comunque sono quelli che alla fine danno sempre tutto, non ti tradiscono, ma soprattutto quando riesci a leggere magari un giorno che uno dei tuoi giocatori da te allenati possa aver fatto così una carriera o giocare in categorie importanti, per un allenatore è sempre soddisfazione.